Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Io sono sempre Valentina e anche quest'oggi scopriremo insieme tre foto condivise sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia, in particolare nella settimana dal 25 al 31 maggio. Iniziamo! La prima foto che andremo ad analizzare fa parte di un tutorial che tutti voi conoscete e qui ne vediamo una fedele riproduzione della nostra affezionatissima Marushka Zarrillo. Stiamo parlando della borsa Pink Coral prodotta da Maria Grazia Dottore, la vostra amatissima fata tuttofare. Sappiamo quanto la fata sia brava nelle sue spiegazioni, quanto sia chiara nel descrivere ogni singolo passaggio e infatti Marushka Zarrillo ci ha detto che è stato davvero molto semplice riproporre questa borsa. Ha aggiunto anche che la suggerisce dalla donna sicuramente magari più grande, diciamo alla mamma in quanto proprio capiente come borsa, ma anche alla ragazza giovane, proprio per questo design giovanile, per la freschezza dei colori. Infatti abbiamo chiesto a Marushka di descrivere questa borsa con tre aggettivi e lei ha utilizzato estiva, capiente e dal design fresco. Ma andiamo ad analizzarlo nel dettaglio. Le misure di questa borsa sono 35 x 30 cm e l'occorrente sono i manici giunco in legno Bacan, l'uncinetto numero 7 e all'incirca 3 rocche di tagliatella. In questa versione potrete vederla nella variante Pink Coral, colore probabilmente adesso non disponibile, ma che ci auguriamo possa essere riassortito molto presto. La tagliatella è un misto cotone, questa miscelazione di fibre naturali porta di conseguenza magari a non avere quindi gli stessi toni una volta riassortito il prodotto, quindi mi raccomando, attente con la quantità. Ma allo stesso tempo ha anche un lato positivo, nel senso che ogni volta troverete tanti nuovi colori, quindi non dovrete fare altro che sbizzarrirvi con la vostra fantasia. In ultimo Marushka Zarrillo ci ha detto, anzi vi ha detto, realizzatela, è semplicemente meravigliosa. La seconda foto che vi proponiamo ci aiuta a trattare di una richiesta o comunque un consiglio che spesso abbiamo riscontrato nel nostro ufficio di assistenza, vale a dire un filato che possiamo consigliare per realizzare una giacca, una stola o comunque un capospalla da poter utilizzare durante questo periodo estivo. E Ilaria Piconese ci ha dato senz'altro uno spunto notevole, quindi noi l'abbiamo contattata per saperne di più. Vediamolo insieme. Ilaria Piconese ci ha raccontato che ha realizzato questo giacchino durante il periodo della quarantena e che quindi, spinta da tanto tempo libero e spulciando sul web, ha trovato una foto su Pinterest che l'ha ispirata. Come possiamo vedere anche nella foto, i punti utilizzati sono davvero molto particolari. Infatti lei consiglia questa realizzazione per mani un po' più esperte, ma soprattutto pazienti. Ed è anche per questo motivo che nel momento in cui lo ha sfoggiato ha provato davvero una grandissima soddisfazione. Se poi ci aggiungiamo che per realizzarlo non ha speso neanche 10 euro, come lei stessa ci ha confessato, nessuno le crede. La taglia di questo giacchino è una taglia S e per realizzarlo Ilaria Piconese ha utilizzato una sola rocca di Handy Panna Oro e un uncinetto 2,5. Ma soffermiamoci un attimo sull'Handy che senz'altro merita qualche attenzione in più. Parliamo di un cotone ritorto, di un filo davvero raffinatissimo che può essere utilizzato da solo oppure abbinato anche ad altri filati, quale ad esempio il filo di Scozia. È un filato che vi permetterà senz'altro di realizzare dei capi molto eleganti ma allo stesso tempo anche molto semplici e che oltretutto, grazie alle tante varianti di colori presenti sul nostro sito, sicuramente vi permetterà di trovare quello adatto a voi.
Ma veniamo alla terza ed ultima foto di questa puntata, vale a dire quella che ho ottenuto più mi piace durante la settimana analizzata. E stiamo parlando della maglia di Monica Mascheroni. Devo dire che siete stati davvero in tantissimi a cliccare questo like. Anche Monica Mascheroni ha preso spunto dal web e in particolare da un tutorial. In realtà il progetto iniziale era un vestito, ma lei lo ha adattato ad una maglia fermandosi all'altezza dei fianchi. Il filato che ha utilizzato è Liggy e per una taglia come la sua, vale a dire una 42, le sono serviti circa 350-400 grammi di filato, il tutto lavorato con un uncinetto 3,5. Come abbiamo detto, quello che ho utilizzato è Liggy nella variante azzurro, un filato che davvero in tanti di voi apprezzano, proprio perché, come anche Monica Mascheroni lo ha definito, è un prodotto davvero brillante e morbido e proprio per questo è adatto a tutte le età, dai più grandi anche ai più piccini, anche perché è certificato Ecotex e grazie alla sua versatilità e alla sua vasta gamma di colori permette di realizzare davvero qualsiasi cosa, dall'abbigliamento alle copertine agli amigurumi. Insomma, non dovete fare altro che dare sfogo alla vostra fantasia creativa. Noi comunque concludiamo facendo senz'altro i nostri più grandi complimenti a Monica Mascheroni per il risultato ottenuto. E anche quest'oggi siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi ricordo sempre che potete interagire direttamente con me scrivendomi nei commenti qui sotto, anche e soprattutto per chiedere maggiori informazioni o comunque delle spiegazioni in merito alle foto che avete visto quest'oggi. Qualora non l'aveste già fatto, vi consiglio senz'altro di iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social, in particolare su quello Facebook, alla nostra pagina Meglio di Maglia. Io nel frattempo quindi vi ringrazio senz'altro per averci seguito anche quest'oggi e vi do appuntamento alla prossima settimana.